Ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di come avere capelli molto più lunghi in 5 minuti. Ovviamente vi parlerò di extension. In particolare le extension di cui vi parlo sono le extension a clip, ovvero quelle extension che si possono applicare e togliere facilmente in pochi minuti. Quindi non si tratta di niente di complicato o comunque di niente di permanente come quelle, non sono le extension che si fanno dal parrucchiere e poi durano vari mesi. No, si possono applicare, mettere e togliere veramente in pochi minuti. Era veramente da tanti mesi che volevo provare questa tipologia di extension e ho avuto la possibilità di farlo grazie a una proposta di collaborazione del sito extension-capelli.it, dove vendono proprio le extension in questione, che sono quelle della marca Oxy. Allora, si presentano all'interno di questa busta a doppia apertura. E sono varie fasce di extension di più grandi, dimensioni più grandi o dimensioni più piccole. Sono capelli naturali, quindi si possono lavare, si possono trattare, si possono arricciare in vari modi e sono trattati con la tecnica Remi, per cui rimangono comunque, non si annodano, sono belle da vedere, belle al tatto. Allora, come vedete, hanno delle clip grazie alle quali si possono inserire nei capelli. Vi faccio vedere qualche tipologia di. Vi faccio vedere un po' come sono fatte. Allora, ci sono per esempio queste extension più piccole che si applicano magari davanti e poi delle fasce un pochino più larghe. Da tre clip, quindi da una clip, da due clip, da tre e da quattro clip, se non sbaglio. Potete decidere il colore e la lunghezza, il colore e la lunghezza e anche il volume delle extension in questione, ovviamente in base a cosa preferite, se avete capelli, comunque se volete una bella lunghezza prendete, non so, queste sono quelle da 50 centimetri, se non sbaglio, comunque vi lascio tutto nell'info box e vi consiglio di guardare benissimo il colore. Perché, per esempio, nel mio caso ho sbagliato perché l'ho guardato un po' frettolosamente, anche se ho visto dopo che comunque nel sito c'è un box, uno spazio dove potete mettere le foto dei vostri capelli e loro vi danno proprio dei suggerimenti in base alle foto che mandate sul colore da scegliere. Io ho sbagliato nel senso che sono un pochino chiare, comunque vi farò vedere l'applicazione lo stesso. In ogni caso vi consiglio, se siete un po' indecise, di prendere al massimo il colore più chiaro, come nel mio caso era un castano chiaro, un marrone chiaro, perché in questo modo potrete tingerle e veramente in pochissimo, del vostro, cioè in pochissimo, con pochissimi minuti riuscite a tingerle del vostro colore, senza, veramente lo può fare chiunque. Perché comunque è facilissimo scurire i capelli. Il problema è se prendete le extension più scure dovete schiarirle perché non sono del vostro colore. In quel caso la procedura è comunque più complicata. Quindi se proprio siete indecise vi consiglio di prenderle un pochino più chiare, così se sono un pochino più chiare potete scurirle veramente velocemente. Infatti io adesso le ho lasciate di questo colore che è un po' sbagliato. Comunque, rispetto ai miei capelli, è diverso dal colore dei miei capelli, perché per farvi vedere, ma poi sicuramente in futuro, prossimamente, le coloro, le tingo, così poi saranno veramente perfette. Le mie sono da 200 grammi, se non sbaglio, che è il volume più voluminoso, il peso maggiore, perché comunque io ho tanti capelli e prendere delle extension da pochi grammi comunque non sarebbe stato conveniente perché si sarebbe vista molta lo stacco. Devo dire che sono lunghissime. Infatti forse le taglierò un po' perché vi consiglio sì di prendere qualcosa di più lungo rispetto al vostro, se non ha senso, ma neanche troppo lunghe, perché ho notato che effettivamente si vede che sono, se sono troppo lunghe, che c'è proprio lo stacco da
da prima e dopo. Comunque vi farò vedere tutto. Arrivano, il sito in questione manda, spedisce dall'Italia, quindi arrivano veramente in pochissimo tempo col Corriere GLS, la spedizione. E c'è da dire che non hanno un prezzo super esagerato. Comunque ho visto, ci sono diversi siti, un tempo costavano davvero 200, 100, 200 euro. Ci sono tuttora dei siti magari americani che li vendono a prezzi molto alti. Qua ci giriamo intorno ai 50 euro, un po' meno di 50, un po' più di 50. Ovviamente dipende un po' dalla lunghezza, dal colore, dalla... Insomma, guardate sul sito, il prezzo è più o meno quello, quindi non è nemmeno troppo esagerato. Comunque, bando alle ciance, vi lascio al video applicazione, anche se ancora sono un po' alle prime armi. Ovviamente più fate pratica, più riuscirete ad applicarle nel modo migliore possibile, così vedrete, vedete proprio voi come sono. Allora, prima di applicarle, è consigliato spazzolare bene i propri capelli e spazzolare anche le extension, in modo da pettinarle per bene, ovviamente in modo molto delicato perché comunque sono sempre capelli trattati, quindi non vogliamo rovinarle troppo. Poi mi aiuto con un pettine, potete farlo anche con le mani, e suddivido i capelli, la mia chioma in sezioni. Inizio prendendo una sezione da 3 clip, sono 2 da 3, 2 da 4, 2 da 2 e 2 da 1. Allora, cosa faccio? Apro la clip in questo modo, la mollettina. Ok? Poi mi giro. Prendo un'altra sezione. Questa volta cosa ho voluto fare? Allora, ho voluto mettere insieme due extension, due fasce, per rendere più realistico il risultato. Vedete, sono sovrapposte. Ho preso una fascia di sotto, una seconda fascia, e l'ho applicata un pochino sotto alla prima fascia, come se fossero i miei capelli. Così sono due in uno, diciamo, e mi trovo meglio utilizzando questo metodo. Quindi prendo una fascia da 1, 2, 3, 4, 5, da 5 clip e la vado ad applicare sopra. A questo punto prendo l'extension da una clip, le applico qui. Quanti capelli! Comunque vedete che così sono concentrate soprattutto un po' al centro. Quindi adesso le altre fasce da 3 clip le applicherò un pochino nella parte esterna. Ed ecco qua il risultato finale, però senza aver, diciamo, trattato i capelli, ovvero senza averli né lisciati né arricciati. Anzi, ora quasi quasi ve li arriccio un attimo, così potete vedere come si amalgano meglio. Ovviamente, essendo che il colore è parecchio diverso, cioè si vede tantissimo lo stacco. Però è una questione di colore, perché se non fosse per il colore, anche se io facessi così, comunque non si vede che sotto c'è la molletta. Basta stare abbastanza attenti e non fare code o altro, non alzarsi i capelli. Stando naturali, comunque si vede che sotto non c'è la molletta perché è ben coperto. Però ovviamente io ho sbagliato in toto, cioè ho sbagliato proprio il colore e quindi si vede la differenza. Se fosse del mio colore non si vedrebbe assolutamente. Mi fa un po' strano vedermi con così tanti capelli, non essendo abituata a così, capelli così lunghi, diciamo. Infatti, quasi quasi li taglierei un pochino, perché vedete, qua finiscono i miei e poi c'è questo pezzo più lungo.
dove si vede che sono un pochino più scarni, però alla fine in linea di massima non è così totale, così forte la differenza. Fatemi sapere voi cosa ne pensate in un commentino. E adesso ve li arriccio un pochino così vediamo un po' com'è l'effetto con Eccomi i qua, li ho capelli ricciolti incontattati. veramente in 5 secondi, giusto per dare una parvenza di riccio. E il risultato è effettivamente più carino, più naturale, anche comunque il biondo, questo biondo falso, perché non è il mio colore, come dicevo prima, sembra più mimetizzato. E niente, questo è il risultato. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video. Ciao!